chiamate balene. Il giusto ritardo, diciamo, insomma, anche perché il periodo è quello che è, e bisogna dare il tempo alle persone di arrivare, ma poi non bisogna neanche tardare troppo, perché sennò poi si fa un dispetto a coloro che invece sono arrivati puntuali. Quindi direi che a quest'ora si può iniziare. Intanto saluto e ringrazio Carlo Partigli per essere qui con noi questa sera prenatalizia a presentare il suo libro, i suoi lavori in generale e fare appunto una chiacchierata con noi. Come sempre lo dico già a tutti coloro che sono abituati alle nostre serate, coloro che non lo sanno, al termine della presentazione avremo poi in un'altra sala un aperitivo, potremo quindi poi scambiarsi gli auguri, fare qualche chiacchiere. Carlo naturalmente sarà a disposizione per autografare e dedicare i libri a chi ne avesse piacere e a chi volesse farlo. E quindi non mi dilungherò molto più nelle presentazioni, perché è giusto che facciamo parlare Carlo, è giusto che conosciamo lui prima come persona, come scrittore, e poi anche il suo lavoro. Di una cosa però, visto che siamo alla fine dell'anno, siamo qui in questa, diciamo così, serata prenatalizia, io vorrei ringraziare tutti, anche coloro che questa sera purtroppo non hanno potuto venire, per il lavoro che abbiamo fatto in questo nostro secondo anno, perché fondamentalmente l'associazione è nata a gennaio 2014, quindi il 2015 è stato il secondo anno di attività, perché siamo riusciti intanto a fare tutto ciò che ci eravamo prefissati di fare con grande sforzo, ma con grande soddisfazione, e soprattutto abbiamo culminato fondamentalmente l'anno con la Biennale d'Arte, che ha avuto un grandissimo successo e che, devo dire, inizialmente non pensavo neppure io riuscisse così bene, devo dire la verità. E soprattutto una cosa molto particolare, chi di voi come me, alessandrino, lo sa benissimo, ne hanno parlato bene anche in Alessandria, cosa rara, una cosa fatta da un alessandrino in città, devo dire, è stato un riscontro molto positivo. Quindi credo che almeno sotto questo profilo possiamo essere veramente soddisfatti. L'associazione riprenderà il tuo romanzo d'esordio, fondamentalmente, che poi ha avuto un grandissimo riscontro, mi pare, perché tu parli di vendite di Dan Brown, sicuramente Dan Brown nel mondo vende tanto, ma comunque leggo che il tuo primo libro solo in Italia ha venduto 130.000 copie, che per l'Italia è una tiratura interessante, tradotto in 16 paesi, 16 20, lingue, quindi sono arrivati in 20 paesi adesso, quindi insomma voglio dire, mi pare come dato. No, è andata benissimo, ma io sono contentissimo. E questo libro si chiamava 999, l'ultimo gusto. Sì, è bello perché, a proposito poi di papi, di cose di adesso, cioè è centrato sulla figura di Pico della Mirandola. Pico della Mirandola ha fatto una cosa straordinaria. Nel 1487, quindi siamo più di 500 anni fa, voleva indire un concilio a Roma, a sue spese, per andare a discutere delle tesi, lui diceva disputande se non admisse, come fa una persona intelligente, cioè dice da discutere, non dico che siano vere, però ne parliamo, sulla unificazione, sulla possibilità di unificare le tre religioni monoteiste, più di 500 anni fa, perché diceva a un certo punto più o meno siamo tutti uguali, e abbiamo, in fin dei conti, è lo stesso Dio, abbiamo dato poi riti diversi e cose diverse, ma siamo completamente uguali. Cioè questo lo diceva, cioè per arrivare a un discorso di questo genere bisogna arrivare, se non sbaglio, al primo al concetto per la riconciliazione fatto da Giovanni Paolo II, se non sbaglio nel 2002, se non vado errato, nel gennaio, dove lui parlava della possibilità di trovare i punti d'incontro fra le tre religioni monoteiste per evitare di superare i punti d'incontro. Con la balla che si fanno le guerre di religione, anche Pico della Mirandola lo sapeva, non solo guerre di religione, lo diceva lui, si utilizza Dio per combattere il grande scorrente. Dopo circa un mesetto arriva a casa di mio padre una lettera dal Vaticano, firmata, io ce l'ho questa lettera, ce l'ho ancora, firmata da padre Agostino Casaroli, sua eminenza, che era all'epoca il presidente della CEI, Conferenza Episcopale Italiana.
il Santo Padre l'ha esaminato, lo ringraziava per il contributo, eccetera, eccetera. E in fondo c'era a Walter Martigli e mio padre, eccetera, la mia benedizione personale firmato Giovanni Paolo II. E mi ricordo ancora mio padre a casa con la lettera che la sventolava e faceva: c'ho la benedizione del Papa, vado in paradiso, c'ho la benedizione del Papa. Tutto felice. Chi vuole leggere di poter scoprire le cose, però in generale questo tuo terzo libro che si intitola La congiura dei potenti, di cosa parla? Di Lutero, mi pare. Ma sì, allora il personaggio parla un eretico. No, i personaggi, sì, no, no, i personaggi diciamo che sono personaggi storici, reali, in cui si parla, e sono tre, fondamentalmente, che sono Leone X, Martin Lutero e Jakob Fugger. Ora, Leone X era chiamato all'epoca il Gran Paticone. Il Gran Paticone stava a indicare l'omosessualità passiva ai tempi di Roma, eccetera, ma lui, d'altra parte, lui era molto bravo, molto onesto. Lui per praticamente 25 anni ha avuto accanto a sé il cardinale Silvio Passerini, erano marito e moglie, insomma, lo sapevano tutti, quindi era una coppia gay, bravissimi, voglio dire, sposati praticamente, di fatto, erano quindi molto bravi, non so, la fedeltà, ma quello, te la pesca, vedete, diciamo Passerini era più, faceva l'uomo e lui era più, diciamo, la parte paticone, così lo chiamava il popolo. E Jakob Fugger che è un banchiere tedesco, già ordinato prete, ma poi si è messo a fare il banchiere, il quale diceva di avere in tasca l'imperatore, il papa e tutti i principi. Lui prestava denaro a tutti, si faceva dare delle garanzie reali, miniere di solito, d'argento, di rame, da cui estraeva l'argento e il rame, poi si faceva dare per garanzia il potere di stampare il conio, quindi di coniare le monete, per cui se non gli restituivi i soldi, cosa faceva? C'era l'argento, lei se lo prendeva, se lo stampava e se lo restituiva da solo. Magnifico. Si permetteva di scrivere all'imperatore: Carlo, guardi, se lei non mi dà adesso, non mi restituisce soldi, eccetera, eccetera, io come l'ho messa lì la faccio tirare giù. Banchiere tedesco che governava le nazioni. Non lo so, mi dice qualche cosa rispetto ai tempi di adesso, eh? Qualche cosina ciò che così mi frulla nelle orecchie. Lui, poi c'è Martin Lutero. Ora, Lutero, lo sappiamo, nel 1510 arriva a Roma e quando torna indietro scrive una lettera, lui è monaco agostiniano, scrive una lettera e dice: io sono andato a Roma e quando ho parlato di anima la gente si è messa a ridere. Questa era la Roma del 1510. Tenete presente una cosa, a Roma in quel periodo c'erano circa 100.000 persone, la città era caduta in rovina da tempo. All'epoca di Traiano, nel primo secolo d.C., Roma aveva più di 1 milione di abitanti, era ridotta a 100.000 abitanti, e tra l'altro, immaginando che ci fossero 50.000 uomini e 50.000 donne più o meno, a quell'epoca ci fu un censimento dei mestieri e furono registrate, su 50.000 donne, registrate 17.000 prostitute. Questo tanto per darvi l'idea. D'altra parte, la donna a quell'epoca o riusciva a sposarsi in qualche modo se c'aveva una dote, o si faceva monaca, o per mangiare doveva fare la prostituta, non c'era altre cose. Noi abbiamo, dicevo, questa immagine di Lutero, che a un certo punto scriveva: dobbiamo la rivoluzione, le chiese, i palazzi, i principi, tutti a quel paese, bruciamo le cose, eccetera. Tutto va bene più o meno fino alla famosa dieta di Worms. Alla dieta di Worms i principi tedeschi gli dicono: bravo, dille queste cose lì, bravo, fai bene a dirle, via, cos'è questa storia di Roma, eccetera. Perché? Perché loro dovevano mandare la decima a Roma. Questione di soldi, sempre esistono le guerre di religione, sempre, soldi, petrolio, queste cose. Però dice, però non esageriamo, si bruciano castelli, le chiese, di là, di qui, vero? Fai bravo, no? Qui Lutero, toccato un po' dal potere, dalle lusinghe, fa un doppio salto carpiato
E dopo aver scritto tutte queste cose qui, averle propagandate, ha inventato